sono comunque pochi, cioè è ancora una città bambina, deve ancora diventare grande, anche se ha fatto già le sue esperienze, mi dicono. Sì, sono pochi sicuramente, ma sono tanti perché ecco, questo è il pubblico che Riccione ha e festeggiarlo con loro per noi è un grande onore, quindi un applauso va a tutti loro per essere qua stasera. Un grande evento, forse oltre le aspettative, con più di 14.000 persone pronte a festeggiare tre compleanni per diversi motivi, uniti a Riccione. I 30 anni di Radio DJ, i 20 della hit di Max Pezzali Hanno ucciso l'uomo ragno e i 90 anni del comune di Riccione. Una ricorrenza all'insegna della musica con Amy Skilla, che ha aperto il concerto infiammando i più giovani con il suo rap graffiante, e poi J-Ax in coppia con Max Pezzali. Riccione chiama! Buonasera! Ciao Max! Ciao bello! Raga, siete pronti a saltare con noi? Sulle mani! Sale, sale, non fa male! 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 Io sono nato italiano, ma non me l'ho cambiato da Alessandro J-Ax. Negli anni 80 pensavo che oggi saremmo volati in giro con... 18 agosto 2012 in Riviera Riccione, serata di festeggiamenti. La Perla Verde festeggia i 90 anni, lo ha già fatto in parte già da Capodanno, ma questi festeggiamenti vanno avanti durante tutto l'anno in una serie di eventi. Poi c'è Radio DJ che da tantissimi anni è di casa a Riccione, che festeggia i 30 anni come radio. E infine abbiamo i 20 anni di Hanno ucciso l'uomo ragno di Max Pezzali, che canterà proprio questa sera sul palco di Riccione, un palco unico veramente, perché alle spalle c'è insomma l'Adriatico e davanti c'è una folla incredibile che sta aspettando questa data con ansia da diverse ore proprio lì in piazza. Andiamo a sentire proprio Max Pezzali, che sarà uno dei protagonisti di questa serata e poi anche un po' il padrone della piazza di questa sera, che è Linus, e il padrone di casa, che è il sindaco di Riccione, Pironi. Quelli forti, uno con i soldi, papà era uno Fantozzi e ci portava al lago, pagato col mercato sotto le nuvole da impiegato. Adesso quel lago, lago mi è stato troppo illuminato, ma il dottore ha ordinato un po' d'aria fresca. Io faccio lo bagno dentro la bonnezza, io sotto la tasca mettiamo la sua docenza. Spiega Patatura che fa virulenza questa arena, tutti riporto dei milioni di cose dentro me. Questo è un lavoro molto strano in cui il tempo passa estremamente in maniera veloce, passa molto velocemente, quindi non ti accorgi di un periodo come 20 anni, anche perché non hai mai la possibilità di guardare in prospettiva le cose, stai sempre facendo qualcosa, no? O esce il disco, oppure poi c'hai la tournée, oppure hai comunque il momento in cui devi scrivere le canzoni nuove per il disco successivo, quindi è un lavoro un po' senza soluzione di continuità. Tu vai avanti convinto che sia un eterno presente, poi guardi e dici porco Giuda, sono passati 20 anni, no? Cioè, ma perché te lo dice il calendario, non perché te lo senta tu. Ogni volta che ti metti a scrivere una canzone, a voler fare qualcosa, speri che sia sempre più bella di quelle che hai fatto prima, che sia sempre, cioè, guardi sempre più avanti che non dietro. Infatti sei tornato con lo zainetto, il cordellino Aquafan, come qualche anno fa. Assolutamente, vedi, questo qua è il ritorno back to the future, vedi, però è fondamentale. No, questo, ecco, vedi, ho rotto anche il passo. Vabbè, comunque. Ti fanno passare. Sì, no. Sono le sei di casa. No, ma a volte è anche capitato che lei doveva, no, ma io dovrei cantare. No, ma... Sì, vabbè, ma il pass però ci vorrei, lo so, però sa quelle cose. Allora, cioè, c'è sempre l'eccesso di zelo, diciamo, l'eccesso di zelig a seconda. Però ecco, è un tipo di, ripeto, quando arrivano le ricorrenze, tipo i vent'anni, ti guardi dietro e dici, porco Giuda, che bello, no? Avere fatto tutto questo, ma non devi mai pensarlo come momento malinconico, autocelebrativo, quelle robe lì. Devi dire, ok, sono 20 anni e adesso che si fa? Andiamo avanti. Non ci sono l'uomo ragno, chi sia stato, non si sa, o se credi nella vara, o se bravo, vigilante, ma non ci sono l'uomo ragno, non si sa neanche perché, ma da fatto, come è stato,
Perché Riccione è accostata a Brighton in ogni estate c'è? Svelaci questa cosa, perché si è rimasti un po' così. Ma perché Brighton era il posto, il luogo simbolo di chi magari come me da ragazzino ascoltava, cioè chi aveva quei posti, quei film mito come Quadrofenia, no? Cioè nell'estate in cui appunto dei Mods contro i Rockers, delle Lambrette contro le Triumph, Brighton era il luogo dove i londinesi andavano al mare, quindi era il mare della città in qualche modo, era la grande avventura, e quindi venire qua per me era Brighton, nel senso che era il mare di quando sei ragazzino, no? Di quando vedi quelli della, riconosci quelli di una tribù simile alla tua e magari ti senti diverso o quasi in conflitto rispetto a quelli di un'altra tribù. È il Brighton è il mare leggendario, non è Papete, cioè nel senso non è il mare sfigato, Brighton è il mare di Quadrofenia. Cioè. Il mare però di Riccione non è stato, diciamo, la cosa che ti ha spinto a venirci, la notte invece di Riccione. Cosa ricordi la notte di Riccione? Ma io ricordo delle cose bellissime, ricordo il Maccaroni di Giovanni, no? All'epoca lì, che era un posto straordinario. Ricordo tutti i luoghi dove si mangiava, il casale, perché mi è sempre piaciuto molto più quell'aspetto enogastronomico, il casale, cioè tutti i luoghi qua attorno, i ristoranti. Mi è sempre piaciuto da morire più l'aspetto del fuori dai locali che dentro ai locali, no? Anche perché chiaramente chi invece veniva qua con l'obiettivo dei locali, certo, noi ci siamo andati, eccetera, eccetera, però non ho mai vissuto con grande figaggine. E ricordo un posto meraviglioso che c'era tra Riccione e Rimini, era ancora sotto il comune di Riccione, si chiamava Motorcycle, era su Paradiso dei motociclisti e dei bikers della Riviera, era sul confine tra più o meno tra Rimini e Riccione, ed era uno dei posti che ancora oggi vengono ricordati da chi ha avuto la fortuna di vederlo come uno dei posti più belli del genere. Questa sera è proprio un grande connubio, sta andando in crescendo Riccione 90, ha avuto la sua partenza con il Capodanno e durante l'inverno ha carburato, ha creato le condizioni di mettere insieme associazioni culturali, di tirare fuori il meglio delle competenze, delle professionalità che Riccione sa esprimere, così come nella primavera, in giugno e poi ecco quest'agosto stupendo, meraviglioso, con il salotto di Riccione 90, con i tanti ospiti alla presentazione dei libri, con una serata come quella dell'altra sera con Bibi Ballandi che ha raccontato la Riccione dei dancing e di questa Riccione che oggi non c'è più, che però ha saputo lanciare qualcos'altro. E questa sera c'è una serata più di attualità, è chiaro, ci sono i nostri 90 anni, però ci sono i 30 anni di Radio DJ, che di fatto è 25 anni che ha sposato la causa riccionese, si può dire, quindi promuove la nostra città, il nostro territorio, e anzi ormai è un connubio talmente forte che non si conoscono neanche più i limiti fra l'attività che fanno loro e quella che si svolge nella città. È un altro compleanno, quello di Max Pezzali, che ha cominciato la sua attività a Riccione, insomma, in fondo la sua carriera è nata qua, è nata da Aquafan, è nata nei locali qui limitrofi. E questo è un altro senso di coloro che stanno scegliendo Riccione. Auguri, auguri, verrebbe da dire, okay. Insomma, 30 anni di Radio DJ e 25 a Riccione. Sì, sono i secondi che mi fanno più impressione, l'ho già detto più volte, era una cosa a cui non avevo mai pensato fino a quando non sono arrivato qui quest'estate, poi ho fatto mente locale su di quei 30 della radio, quanti ne ho passati qua, in effetti appunto l'80% anche, che sono veramente tanti, però... Il fatto che ci torni, anzi quest'anno penso di aver fatto il record di permanenza, perché abbiamo fatto a giugno la trasmissione, a luglio ho fatto finta di fare un po' avanti e indietro e agosto sono rimasto tutto il tempo qui, significa che tutto sommato male non ci sto. Dove nasce questo amore per la città, secondo lei?
nasce dal rapporto e dalle relazioni con le persone, non tanto da un rapporto con l'amministrazione, con i sindaci che si sono succeduti, ma proprio con la città. Rapporti con gli operatori, con il singolo barista, con la commessa, con la realtà anche imprenditoriale locale che ha saputo interpretare bene, lasciare a loro. E poi l'altro aspetto che mi hanno riconosciuto, che in una chiacchierata che con qualcuno di loro abbiamo fatto anche in questi giorni, il fatto che qua sono dei nessuno, nel senso che si possono muovere nella città tranquillamente senza essere assaltati e senza essere messi in difficoltà, e per loro questo è il massimo, vuol dire essere alla pari di qualsiasi altro e quindi poter, ecco, passare un momento di lavoro ma dall'altra parte anche di vacanza senza quello stress, insomma, del dover proprio sempre e comunque essere sul pezzo. Insomma, si sentono a casa. Si sentono a casa, e questo lo vediamo, perché poi sia con Linus o con altri si passano anche delle serate extra che non hanno niente a che vedere con l'istituzionale, e sia in casa e in famiglia ci si sente. Sempre molto reticente nel chiedere, no? Ho sempre un po' di imbarazzo, perché poi, insomma, ho paura di forzare qualcuno a dirmi di sì per farmi un favore, ma che poi non abbia tanta voglia. Invece qui alla fine, appena ho accennato, ti andrebbe di fare, cosa ne penseresti di? Cioè questa sera, per esempio, tanto poi quando la vedrete sarà già successo, oltre a quelli che sono qui previsti, Amy Schilla, Ax e Max Pezzali, canterà anche Biagio. Perché qua a Riccione, come ben sapete ormai, no? Sappiamo anche il numero del citofono, e però ho capito in questi giorni che lui era qua e gli faceva piacere venire a cantare. Io non avevo il coraggio di chiederglielo per non essere invadente, ma alla fine ho capito appunto che lo faceva con grande gioia, e quindi avremo anche Biagio Antonacci. Non vivo più senza te, anche se ora signora per bene ignora le mie lacrime. La sua bocca punta sempre più a sud, e la mia testa fa no signora no, mi piace no signora no, mi piace no signora no, ti prego. La notizia di quest'estate della Riviera Romagnola è che Biagio ha comprato casa a Riccione. Esatto. Ma quando vengono date queste notizie non viene detto: il cantante Biagio Antonacci ha scelto Riccione come sua città di villeggiatura? No, danno l'indirizzo e il numero di citofono. E anche di telefono a volte.